Allora, buonasera a tutti, siamo al terzo ciclo della formazione dell'anno 2021 dell'Università Popolare Antonio Gramsci, Unigramsci di Pisa, sezione di Pisa. E dopo i due corsi di geoeconomia e di filosofia marxista, con Ascanio Bernardeschi affrontiamo il tema della critica dell'economia politica in Marx, con un'introduzione generale e una lezione appunto sulla lettura del Capitale. Lascio la parola a Ascanio per la lezione. Sì, buonasera a tutti. Come diceva lui, questa lezione introduttiva, poi seguirà una lezione per ciascun libro del Capitale. Come Giovanni ci aveva già detto nella scorsa lezione, a un certo punto Marx si fionda nella biblioteca del British Museum e studia a fondo gli economisti classici. E non solo, gli economisti, diciamo, a lui contemporanei e precedenti. E stimolato da Engels, cerca di appunto acquisire tutti gli elementi per la critica dell'economia politica. Per dare una base scientifica alla sua filosofia della storia e alle intuizioni delle opere giovanili. Lui distingue intanto l'economia volgare da quella di economisti che invece stimava molto, i classici e Quesnay. Per lui l'economia volgare non era una cosa scientifica, perché vedeva solo i fenomeni come appaiono alla coscienza dei capitalisti e non aveva nessun approfondimento, spesso anche apologetica. Del capitalismo, mentre aveva grossa stima degli economisti classici di Quesnay, da cui attinge molto, sia pure in maniera critica, perché si pone in rottura anche rispetto a questi. Infatti, la critica è rivolta essenzialmente a questi. Gli economisti volgari li mazza e basta. Perché? Perché anche questi economisti qui erano. Limitati dal loro angusto punto di vista borghese e quindi era comunque una scienza da criticare e superare. Per tutti, il padre dell'economia politica è Smith. Marx invece sosteneva che che il padre dell'economia politica è Quesnay. Quesnay è vissuto, è nato negli ultimi del Seicento, quindi ha vissuto e ha scritto nel Settecento, ma prima della Rivoluzione francese, quando l'economia ancora era prevalentemente agricola. Appartiene alla scuola dei fisiocratici, i quali sostenevano che la ricchezza delle nazioni è un prodotto della terra, quindi solo chi lavorava nella terra era un lavoratore produttivo, le altre erano classi sterili. Agricoltura in senso lato, cioè perché anche le miniere, tutto ciò, tutta la ricchezza che veniva dalla terra contribuiva alla ricchezza della nazione. Gli altri settori si limitavano a trasformare questa ricchezza. Lui sostiene a fondo gli interessi della classe dei proprietari fondiari proprio perché erano loro che migliorando i fondi aumentavano la produttività del terreno e quindi la ricchezza delle nazioni. Lui è un medico e prende spunto dalla circolazione sanguigna per elaborare per primo il famoso tableau économique, che descrive l'economia come un processo circolare. È il primo che fa questo tipo di operazione che Marx apprezza molto e vedremo quando faremo il secondo libro del Capitale, prende spunto da questa sua intuizione per ricavare i propri schemi di riproduzione. Quesnay, in questo schema,
Intanto definisce le classi sulla base del loro ruolo nel sistema economico. E poi la circolazione monetaria la vede unitariamente alla circolazione delle merci. E entrambe le circolazioni sono un momento della circolazione complessiva. Esamina il rapporto tra consumo produttivo e consumo finale. Consumo produttivo è chiaro, è il consumo delle materie prime, eccetera, per produrre il consumo finale, diciamo, con i consumatori. E appunto riesce a vedere la circolarità del processo riproduttivo sociale e lo rappresenta in uno schema formale. E Marx ebbe a dire, nelle famose teorie del plusvalore, fu indubbiamente una delle idee più geniali di cui si sia resa finora colpevole l'economia politica, quindi diciamo apprezzò molto. Qui ho riprodotto lo schema del tableau, si parte a una dotazione di 2 miliardi nella classe deproduttiva, quella degli agricoltori, e la produzione è di 5 miliardi. Cosa succede di questi 5 miliardi? 1 miliardo va a proprietari fondiari come canone dell'uso dei terreni. Un miliardo, non so se vedete il mio cursore, è questa linea qui. 1 miliardo va invece alla classe sterile, quella degli artigiani, per acquistare i beni di consumo derivanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli. 1 miliardo se lo consumano, per cui di questi 5 miliardi rimangono 2 miliardi che servono a ricostituire il capitale per il prossimo ciclo produttivo. I proprietari fondiari hanno 1 miliardo dai coltivatori, e però spendono 1 miliardo in prodotti agricoli per le loro sussistenze, insomma, per i loro consumi. Non è il caso di parlare di sussistenza in questo caso. Poi ricevono 1 miliardo dalla classe sterile, perché anche la classe sterile utilizza degli immobili in cui fa i suoi lavori. E questo miliardo però acquista 1 miliardo di prodotti finiti dalla classe sterile. E quindi, diciamo, esce dal ciclo produttivo come c'era entrato. Consuma tutti i propri redditi. E la classe sterile spende 1 miliardo per l'agricoltura, per i prodotti agricoli, 1 miliardo di canone verso i proprietari fondiari, e produce 2 miliardi, quindi anche la classe sterile ci esce, diciamo, pari. Per cui è un esempio di riproduzione semplice, cioè il sistema si riproduce senza crescere. Questo perché voleva fare uno schema semplificato, ma non ci vuole niente, introducendo alcune varianti ai numeri, per ipotizzare una produzione allargata, cioè ogni volta, ogni ciclo produttivo, il prodotto è maggiore del ciclo precedente. Infatti, Marx, quando farà gli schemi di riproduzione, partirà con la riproduzione semplice perché è più elementare, ma poi introdurrà le varianti necessarie per vedere come funziona la riproduzione allargata. Qui in questa slide ripeto un po' le cose che vi ho detto facendole vedere, quindi io andrei anche avanti e passerei a Smith. Smith è nato a primi del Settecento, è morto nel 1790, quindi nel corso della sua vita ha potuto vedere la manifattura, essenzialmente. Era un uomo di vasta cultura illuminista, scrisse anche opere di carattere filosofico e osservando la manifattura enfatizza l'utilità della divisione del lavoro. Che pur alienando il lavoratore, perché la divisione del lavoro lo costringe a fare sempre lo stesso lavoro,
a gesti ripetitivi, quindi alienante, però questa divisione aumenta molto la produttività. Lui fa l'esempio della fabbrica di spilli. Dice, se ciascuno dovesse tagliare le barre d'acciaio alla lunghezza giusta, poi farle la punta, poi fargli il capo, e ogni volta dovrebbe prendere un utensile e poi sostituirlo con un altro e così via, sarebbe, diciamo, la produttività sarebbe molto, molto limitata. Se invece c'è un operaio che dalla mattina alla sera non fa altro che tagliare le barre degli spilli alla misura giusta, e quindi un gesto che ormai per lui diventa quasi automatico, senza mai sostituire l'utensile per tutto il giorno. Un altro fa la punta e fa solo quella cosa lì, un altro fa solo la testa. In questo modo la produttività si sviluppa notevolmente. Poi lui esalta anche la libera concorrenza e l'egoismo dei capitalisti, cioè è un ideologo del liberalismo, diciamo. Tant'è vero che nei suoi scritti, La ricchezza delle nazioni, nella sua opera principale, La ricchezza delle nazioni, lui scrive: non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla cura che essi hanno per il proprio interesse. Non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro interesse personale. Quindi, diciamo, il benessere e la ricchezza della nazione deriva dal fatto che ognuno sa curare i propri interessi, non dall'umanità di ciascuno. E lui è anche favorevole all'apertura del commercio internazionale perché consente di importare le sussistenze dei lavoratori a un minor prezzo. E dice: se per produrre una merce noi impieghiamo più lavoro di quanto se ne impiega un'altra nazione, conviene, anziché produrlo noi, importare quella merce da quella nazione lì. E il nostro lavoro è destinarlo a produrre una cosa per la quale noi siamo più produttivi, più competitivi, e quindi produrne di più del nostro fabbisogno e esportarla. In questo modo entrambe le nazioni ci guadagnano e a parità di merci. Di merci prodotte, cioè le stesse quantità di merce si produce con meno dispendio di lavoro, oppure a parità di dispendio di lavoro si producono più merci nel complesso. Quindi il commercio internazionale è vantaggioso per tutti, per cui lui auspica che vengano abbattute diciamo come si chiamano, i dazi doganali. Ecco. Ha un'impostazione liberale. E oggi la mano invisibile del mercato, proprio così, mano invisibile, perché permette di ottimizzare la produzione, l'interesse particolare di ciascuno, come si vedeva prima, ha il massimo beneficio per la società, eh? Per cui è opportuno che lo Stato si astenga da intervenire nell'economia e quindi è l'ideologo del laissez-faire, lasciare fare, lo Stato non si ingerisca. Però lo Stato ha un ruolo, perché per evitare l'abbattimento della classe lavoratrice deve provvedere alla sua istruzione e altre cose, diciamo, che non possono fare i capitalisti. Quindi è diciamo, liberista, ma non quanto gli attuali liberisti che vorrebbero privatizzare anche la scuola. E in parte ci stanno riuscendo. Lui per primo sostiene che il valore delle merci è dato dal lavoro necessario a produrle. Quindi, tanto più lavoro merce, tanto Scusate, più. non si sente bene, come mai? Cosa? Cosa c'è? Non si sente bene, si sente a scatti, si sente molto a scatti. Può darsi che ci sia un problema di connessione. Provo a tenere più vicino l'apparecchio, però io non so che farci veramente. È un problema di tutti? Si sente, insomma, si riesce a sentire, però se riesci. Mi dispiace, Sì, probabilmente ogni c'è una tanto. connessione poco valida. Io non so Sì, anch'io veramente che vedo. farci.
Io perdo qualche parola. Sì, ogni tanto si perde qualche parola. Ma è un problema di linea, di linea probabilmente. Dipende sì. quanto segnale lui a lui. Cercherò di parlare anch'io magari. Anch'io, Ascanio. Anch'io perdo un po' di parole. No, vabbè, non dipende. No, ma più che... Si sentono un po'... Di parlare più lentamente, magari chiudete microfoni e video, e speriamo bene. Ma probabilmente la tua linea che non è molto... Sì, è la mia banda. Linea, però meno che sono a carica di cose strane, meglio è. Ok, io aspetto allora. Tutto. Allora, quindi il valore delle merci è dato dal lavoro necessario a produrle. Però quando il lavoro è salariato, quindi nella produzione capitalistica, occorre aggiungere al valore del lavoro il profitto del capitalista, la rendita fondiaria e quella finanziaria. Il valore del lavoro è un'espressione contraddittoria, poi vedremo con Marx perché è contraddittoria. Però diciamo di fatto la regola generale non vale per la produzione capitalistica, quindi proprio quello che si vuole indagare, il capitalismo non rispecchia questa legge. Diciamo il fatto che lui acquisce diciamo, dice che il valore delle merci è dato dalla somma dei compensi per ciascun fattore produttivo, il profitto del capitalista, la rendita del proprietario del terreno, il salario del lavoratore, Marx lo beffeggerà dicendo, chiamando questa idea formula trinitaria, attingendo appunto dai dogmi della religione, poi vedremo come la smonta. Comunque, diciamo, la teoria del lavoro, del valore, non si applica al capitalismo. Lui cerca anche una via di uscita da quando si accorge di questa cosa, e introduce il discorso del lavoro comandato, cioè il valore di una merce è data da quanto lavoro si può acquistare con l'equivalente di una merce, cioè quanti salariati posso pagare con quello che ricavo da una merce, e questo è il concetto di lavoro comandato. Però anche questo concetto è contraddittorio, Riccardo mostrerà diciamo la contraddittorietà di questo concetto. E poi diciamo l'altro aspetto di lui, che è comune poi a tutti gli economisti borghesi, è che lui considera il capitale come un insieme di beni, per esempio i mezzi di sussistenza dei lavoratori che vengono anticipati dal capitale e non dal capitalista, e non un rapporto sociale storicamente determinato, cioè in tutte le epoche storiche ci sono stati mezzi di produzione, forse anche la slava del selvaggio, ci sono state sussistenze del lavoratore dall'utilizzo di questi mezzi si è prodotto i beni utili per i lavoratori. Però solo nel capitalismo queste cose qui hanno la forma storica di capitale. E invece per gli economisti, e questo Marx lo ritirerà a fondo, però nonostante questa critica anche gli economisti dopo Marx se ne sono proprio completamente dimenticati e sono andati avanti col concepire il capitale come un insieme di beni. Quindi il capitale praticamente è sempre esistito e sempre esisterà secondo questi concetti. Scusate un attimo perché ho un messaggio, voglio capire, Giovanni mi chiede una cosa. Va bene. Avanti.
Ecco, veniamo a Riccardo. Riccardo, anche lui è di impostazione liberale, assiste alla nascita della grande industria. Lui, a differenza di Smith, non aveva una cultura umanistica vasta, però era un funzionario delle dogane e quindi conoscitore profondo del mondo degli affari, e avevano anche una notevole inclinazione alle deduzioni logiche. Condivide la teoria di Riccardo sul commercio internazionale e anzi la approfondisce perché lui individua ulteriori casi in cui conviene importare anziché produrre. Addirittura ci sono casi in cui la merce prodotta in casa costa meno della merce importata, ma conviene importarla per salvare lavoro che può essere impiegato in cose ancora più vantaggiose di quella merce lì. La chiama teoria dei vantaggi comparati. Fa un esempio numerico nel suo libro che è i principi di economia, tassazione, non mi ricordo, insomma, in inglese principle, e quindi diciamo anche lui caldeggia l'apertura dei mercati. Fa un passo avanti nella teoria del valore perché intuisce che il profitto non dà luogo a un'aggiunta al valore delle merci. Il valore delle merci è dato dal lavoro. Il profitto è una sottrazione da questo valore. Quindi, in questo modo, constata che c'è anche un antagonismo fra gli interessi dei capitalisti e quelli dei lavoratori, perché è chiaro che più profitti sottrae al valore complessivo di una merce, meno rimane per i lavoratori. E un'altra cosa che sottolinea, quindi evidenziando anche qui un contrasto di interessi, è che lo sviluppo tecnologico può portare disoccupazione, anche se poi lui dice a lungo termine questa disoccupazione può essere riassorbita, nell'immediato lo può portare, quindi sono giustificati, giustificate le lotte dei lavoratori che si oppongono a questa. A questo progresso tecnologico. Per quanto riguarda il lavoro che determina il valore delle merci, lui ci aggiunge anche il lavoro che è già incorporato nei mezzi di produzione. Mezzi di produzione che lui chiama erroneamente capitale fisso. Perché erroneamente? Perché i mezzi di produzione ci sono di due categorie. Ci sono le materie prime, quelle sussidiarie, eccetera, che vengono consumate completamente nell'atto della trasformazione. Io uso la tela per fare i vestiti, la tela la consumo completamente, si trasforma in vestito. Il valore della tela si trasferisce nel vestito per intero, no? Se voglio fare altri vestiti devo acquistare nuova tela. Questo è il capitale circolante, mentre il capitale fisso è dato dagli impianti, da macchinari, dagli immobili che mi restano lì per più cicli produttivi. Una macchina perde il suo valore solo per la parte che si logora. Se mi dura 10 anni, ogni anno perde un decimo del suo valore, e per 10 anni mi rimane lì. E questo è il capitale fisso. Riccardo chiama tutto capitale fisso. E anche questo Marx poi lo correggerà. E anche per Riccardo, il capitale è un insieme di merci, mezzi di produzione e mezzi di sussistenza. E quindi non vede la storicità del modo di produzione capitalistico. Il profitto è, come dicevo prima, è il residuo del valore dopo che sono pagati i salari. Però dice, ci sono delle merci in cui il capitale fisso è proporzionalmente maggiore, e quindi questo capitale fisso deve avere un profitto per più periodi, non solo per l'anno in corso, ma anche per gli anni precedenti. E
E quindi, diciamo, questi beni che hanno una componente maggiore di capitale fisso costano tanto di più quanto maggiore è il tempo trascorso fra l'anticipazione del capitale, perché io questa macchina l'ho comprata 10 anni fa e tutti gli anni mi deve rendere, quindi tanto maggiore questo tempo, tanto più tanto maggiore il prezzo del prodotto. E quindi, pur essendo più raffinato di Smith, anche lui non riesce a eliminare la contraddizione fra quello che è il valore dato dal valore incorporato nelle merci e invece il prezzo della merce. Poi lui ha una teoria della vendita che vi riporto, perché in questo modo lui dalla teoria della rendita ricava anche la teoria della riduzione progressiva del saggio del profitto. Perché la rendita, secondo lui, è maggiore di, ve lo faccio vedere in questo schema, è maggiore quanto più è fertile un terreno, e quindi parla di rendita differenziata. Il terreno marginale non dà rendita, gli altri terreni tanto più hanno maggiore produttività a livello marginale, tanto più rendita hanno. Nel grafico di sinistra, infatti, si vede quello più a destra che è il terreno marginale. Vedete, c'è la parte in rosso rappresenta salari, la parte in giallo rappresenta profitti, e qui non c'è rendita. Qui si produce 4 in questo terreno. L'altro terreno ha una produttività di 5, quello alla sua immediata sinistra, e quindi il saggio del profitto è costante per Riccardo, il saggio del profitto è costante in tutto il sistema economico, però essendo più produttivo c'è uno di rendita. Poi il terreno ancora più produttivo ha 2 di rendita, l'altro ha 3 di rendita, vedete, la parte verde che è la rendita cresce sempre e rimane costante il saldo del profitto. Aumenta la popolazione, aumenta la produzione, c'è necessità di mettere a coltura nuovi terreni, chiaramente quelli più fertili sono già stati messi a coltura, si va a prendere un terreno ancora meno fertile di quello marginale, e si passa al grafico di destra. Vedete, il terreno marginale ora non produce più 4 ma 3, e non ha rendita. Quello che produceva 3 che non aveva rendita ora ha una rendita differenziale di 1, poi l'altro di 2, l'altro di 3, l'altro di 4, quindi la rendita aumenta ai danni del profitto, che si riduce da 2 a 1. Essendo che i salari non vengono compressi perché sono le sussistenze dei lavoratori. Quindi spiega la caduta del saggio del profitto con la produttività decrescente dei terreni messi a coltura. E Marx, commentando nelle teorie del plusvalore questo fatto, dirà che lui spiega la caduta del saggio del profitto con la chimica organica anziché con l'economia. Ora veniamo a Marx. Vi volevo questi bei cenni era per capire, diciamo, in questo modo molto per sommi capi cosa ricava lui da cosa prende dagli economisti del suo tempo. Lui in quel famoso manoscritto di cui parlò Giovanni la volta scorsa, che è l'introduzione all'economia politica, che Marx non pubblicò, ma che è stato poi pubblicato successivamente come introduzione a Grundrisse, lui dice che nelle scienze sociali non si può utilizzare il microscopio e quindi bisogna supplire. E come si supplisce? Con l'astrazione, cioè si cerca di
di astrarre da una serie di complicazioni per vedere l'elemento più elementare possibile del sistema economico. Perché lui dice, se io iniziassi a trattare l'economia con la popolazione, le classi, gli stati e così via, avrei una descrizione caotica e non vedrei nessi fra tutte queste cose. Invece gradualmente devo scendere dalla complessità verso categorie sempre più astratte e semplici. E infatti lui individua questo elemento più astratto e semplice nella merce, cellula elementare della società in cui predomina il modo di produzione capitalistico. Poi da questo elemento astratto, piano piano introduce, va a ritroso, introducendo gradualmente nuovi elementi e complessità. E l'obiettivo era perlomeno di giungere a rappresentare nuovamente la totalità, però questa volta non come una descrizione caotica, ma ricca di determinazioni e leggi di movimento. Questa cosa la svilupperà nel Capitale fino a un certo punto. Poi vedremo perché e cosa ha fatto. Per cui, alla luce di questa sua impostazione, il Capitale presenta diversi livelli di astrazione. Nel libro primo, come dicevo, si parte dalla merce, che è l'elemento più astratto, per poi passare al denaro, allo scambio, al plusvalore e al capitale in generale. Cioè si illustra le cose come se esistesse un capitale solo, praticamente. Il sistema economico fosse fatto di un capitale solo. Nel libro secondo si introduce la circolazione, la rotazione e la riproduzione del capitale. Quindi si fa vedere che le condizioni per una riproduzione del capitale complessivamente per la società non sono le stesse di quelle del capitale individuale, ma sono molto più complesse. Nel libro terzo invece si introducono diversi capitali, quindi non solo quello industriale ma quello finanziario, rendita, quello commerciale e così via. E quindi è la concorrenza fra questi capitali. E attraverso la concorrenza arriva determinare alcune leggi, peraltro assai contestate, di cui parleremo diffusamente. Però il progetto originario era 6 libri. Il quarto si sarebbe dovuto occupare della storia delle teorie economiche. Il quinto e il sesto della rendita, del mercato mondiale, delle classi e dello Stato. Lui invece riuscì a pubblicare solo il primo libro nel 1867, di cui uscirono diverse edizioni quando lui era ancora in vita, in tedesco, in francese, in inglese, e nessuna di queste lo soddisfece pienamente, nonostante diversi rimaneggiamenti. Tant'è vero che l'edizione critica attuale delle opere di Marx le riporta tutte per vedere le differenze fra ciascuna di queste edizioni. Lui ci ha lasciato tracce del secondo e terzo libro, poi pubblicate da Engels. Quelli del secondo datano 1864-1870, quindi sono successivi al 67, data di pubblicazione del primo libro del Capitale, quindi siamo a un livello ancora più sviluppato della sua teoria, rappresentano la fase più matura di Marx, però sono redatti in una forma non definitiva e brillante come quelle del primo libro e quindi Engels le pubblicherà, però mettendoci poco del suo. Mentre quelli del terzo libro sono addirittura antecedenti alla pubblicazione del primo libro, risalgono al 1863-65, il primo libro era il 67. E quindi Engels rimase sorpreso quando pensava di fare un lavoro semplice come col secondo libro,
si trovò un sacco di abbozzi caotici, manoscritti confusi, no, senza un ordine. Uno di questi addirittura era intitolato La confusione. Quindi molti argomenti erano trattazione provvisoria, poi da un argomento si passa a un altro, perché erano solo, diciamo, abbozzi, qui doveva Marx ristendere completamente tutto. E Engels cosa fa? Cerca di metterli insieme, di dargli dei titoli, delle sezioni. Via via, quando la trattazione è carente, ci aggiunge qualcosa. Quindi il terzo libro è un'opera di Marx e di Engels sostanzialmente, perché Engels ci ha messo molto. Però molte interpretazioni e molte critiche, soprattutto di Marx, sono fuori luogo, perché trascurano il fatto che questo manoscritto è antecedente al primo libro del Capitale. Per esempio, Bombauer, che era un economista marginalista, sostenne che Marx nel primo libro tratta la teoria del valore in maniera semplice, nel terzo va a trasformare i valori in prezzi, e quindi vede nel terzo libro un ripensamento rispetto al primo, ripensamento che era impossibile visto che il primo libro è successivo. Quindi, diciamo, molte critiche da questo punto di vista saltano. Ci sono altri tipi di critiche che resistono e che sia pure con molte, diciamo, cioè, con opinioni molto discordi. Poi ci sono i manoscritti preparatori del Capitale, che sono dell'857-58, i famosi Grundrisse, che sono stati pubblicati negli anni 60 del secolo scorso. Kautsky poi pubblicò come quarto libro, infatti lo intitolò Storia delle teorie economiche, dei manoscritti che in realtà erano appunti e digressioni che Marx aveva scritto nel corso della stesura del primo libro. Ogni tanto sospendeva e cominciava a ragionare degli economisti e così via, riprendendo anche largamente brani dei manoscritti di Londra, cioè quei manoscritti che aveva tratto al Museo del British leggendo gli economisti. Quindi diciamo, è tutt'altro che la stesura del quarto libro, cioè questa indicazione di questi manoscritti come quarto libro è del tutto arbitraria. Infatti successivamente in URSS vennero pubblicati a sé stanti come teorie del plusvalore e non come quarto libro del Capitale. Ora, in tutta questa confusione, che ho fatto? Ah sì, mancano poi invece i libri quinto e sesto del tutto, anche se alcuni argomenti dovevano, Marx si rende conto che non può portare a termine tutta questa cosa, e quindi alcune questioni cerca di trattarle già nel Capitale. Per esempio, nel libro primo tratta il salario, e nel terzo tratta la rendita, però solo per cenni, no? Sviluppando l'argomento. Proprio perché non ci sono, no, non arriva quindi alla complessità, allo Stato, al mercato mondiale, questa roba qui, Roberto Fineschi, che è un profondo conoscitore di Marx, credo che in Italia sia uno dei pochissimi che ha anche conoscenza degli ulteriori sviluppi della pubblicistica in fatto di Marx, lui sostiene che la teoria di Marx non è applicabile immediatamente alla lotta politica senza ulteriori introduzioni di nuove complessità, ma ha bisogno di teorie cuscinetto per avvicinarsi alla concretezza dell'articolazione sociale. Quindi, diciamo,
non si può leggere Marx e poi dire ah, beh, allora la strategia politica è questa, bisogna vedere le realtà concrete, quindi oltre al fatto che non ha sviluppato in generale la teoria politica, ma poi ci sono anche realtà differenziate. E quindi questa è una spiegazione perché molte previsioni politiche di Marx sono risultate erronee, però avendo lui invece analizzato a fondo la struttura essenziale del modo di produzione capitalista, l'ossatura, ha azzeccato quasi tutto invece in fatto di sviluppi tendenziali economici. Ha individuato la mondializzazione, ha individuato la centralizzazione dei capitali, la polarizzazione delle classi, la caduta del saggio del profitto, la finanziarizzazione, il macchinismo e la cosiddetta fine del lavoro, tutte intuizioni che diciamo poi si stanno rivelando vere. Ora, a questo coacervo di manoscritti, opere incompiute e tutto, c'è stato un tentativo di realizzare un'edizione completa delle opere di Marx, la cosiddetta MEGA, che è la sigla di Marx, Engels, io il tedesco non so, Gesamtauschgasse, come si dice, che risale agli anni 20 e 30 del Novecento, e risente però delle esigenze politiche della Terza Internazionale. Molti scritti sono stati presentati come, per esempio, l'ideologia tedesca, come un'opera, diciamo, unitaria e definita, mentre diciamo anche qui erano dei manoscritti di Marx e Engels che volentieri lasciarono la critica ardente dei topi, dicono loro proprio perché diciamo pur essendoci una serie di intuizioni, ma non era sviluppata fino al punto, e invece diventa un elemento fondamentale secondo diciamo, questi editori, un elemento fondamentale del materialismo storico di Marx ed Engels. Poi ci fu un secondo tentativo, Mega 2, nel 75, che venne interrotto con la dissoluzione dell'URSS e poi ripreso da un gruppo di studente nazionale, il quale ha adottato criteri filologici più oggettivi, cioè ha, diciamo, intanto ogni opera l'ha pubblicata così come era negli originali, senza rimaneggiamenti, l'aggregazione successiva, ma ogni manoscritto c'è data e viene presentato in quel modo, con apparati critici, ovviamente, in volumi di apparato a parte, e per il capitale sono in corso di pubblicazione tutti i manoscritti nella loro forma originale. Comprese le varianti, per esempio il primo libro viene pubblicato a ogni edizione praticamente, e depurati dalle aggiunte di Engels che vengono pubblicate a parte. E questo a partire da Grundrisse del 57-58, cioè il capitale, secondo questo nuovo criterio, è tutti i manoscritti in tema diciamo, di critica dell'economia a partire da Grundrisse del 57-58. E in tutto costa 24 volumi, 24 tomi. Sono 15 volumi più 9 tomi di apparato. Questo quindi è una cosa immensa che però in Italia purtroppo non è stata pubblicata. Solo Fineschi ha pubblicato il primo libro del Capitale. Pubblicando la traduzione dell'edizione tedesca, l'ultima edizione tedesca, perché Marx vivo ce ne furono due di edizioni tedesche, se non tre, se non ricordo male, vabbè, almeno due. E poi, diciamo, nel volume di apparato
ha messo diciamo le varianti delle parti che sono state diverse in varie edizioni, quindi solo le varianti, non tutti diciamo tutte le edizioni del Capitale, ma le varianti. E quindi qui ci ha messo anche il famoso capitolo sesto inedito, ci ha messo l'appendice della forma valore per non dialettici, le aveva chiesto Engels di fare un appendice di questo tipo e lui la fece, poi dopo ci ripensò e nelle edizioni successive non la ripresentò perché non gli piaceva. E poi diciamo questa edizione di Fineschi molto pregevole, nel volume d'apparato ci ha messo anche un glossario che ci racconta come ha tradotto, perché ogni traduzione è soggettiva. Lui in maniera trasparente ogni parola chiave tedesca dice come l'ha tradotta in italiano, in maniera che il lettore sappia che a fronte di quella parola lì l'originale tedesco era l'altro. È interessante una cosa, ce ne sono anche altre, però quella che mi sembra più interessante è questa. L'originale tedesco parla di Arbeiter, eh? Arbeiter viene da Arbeit, è colui che lavora. In tedesco Arbeiter significa sia lavoratore sia operaio, non c'è nessuna differenza, non ci sono due termini diversi, loro hanno solo Arbeiter. E Marx dice Arbeiter. Fino a Fineschi le traduzioni... In tutte le tradizioni italiane, ce ne sono tre o quattro, compresa quella degli editori riuniti, traducono sempre in operaio. E probabilmente a tempi di Marx la figura fondamentale è l'operaio di fabbrica, indubbiamente. Però in realtà vuol dire tutte e due le cose. E Fineschi preferisce tradurlo in lavoratore perché è più comprensivo, perché oggi le figure dei lavoratori sono molto articolate e variegate, c'è l'importanza del lavoro intellettuale, ci sono i lavoratori, le false partite IVA, ci sono insomma di lavoro. Per cui diciamo il termine operaio è un termine che riduce la classe antagonista del capitale solo a un settore, sia pure magari più importante, specialmente a livello mondiale, gli operai sono ancora tantissimi, però diciamo lui preferisce, dice esplicitamente, si può anche concordare o no, però preferisce tradurlo con lavoratore. L'altro aspetto del metodo di Marx è che lui impiega la dialettica hegeliana per lo sviluppo delle categorie, dalla più astratta alla più concreta. Cos'è la dialettica? Ce l'aveva già detto Giovanni, lo riepilogo rapidamente. Esamina il carattere contraddittorio dei processi reali e i mutamenti che queste contraddizioni determinano. La dialettica diciamo era anche nelle filosofie antichi, ma spesso era come un discorso di una riflessione del pensiero su se stesso, cioè Platone aveva dialoghi e quindi in questi dialoghi si vedevano due punti di vista diversi. Ma in Hegel diciamo non solo punti di vista, ma anche la realtà è contraddittoria, e quindi questa contraddizione determina che i poli opposti si interagiscano, e quindi la contraddizione si supera in una sintesi ulteriore,
la quale a sua volta è contraddittoria, e quindi c'è un moto perpetuo, una sorta di spirale per cui diciamo questa azione delle forze contrapposte rende la realtà costantemente in movimento e quindi evolve in vari stadi di passaggio secondo un processo a spirale, e quindi è diciamo la dialettica del movimento, della trasformazione, e per questo piace a Marx, anche se lui la vuol mettere coi piedi in terra, cioè vuole togliere l'aspetto idealistico e utilizzarla per descrivere la materialità delle cose. Anche questo fatto che lui l'abbia capovolta è un fatto piuttosto controverso, perché Marx è convinto di averla capovolta, perché legge Marx con le lenti, legge Hegel con le lenti dei giovani hegeliani. Però, e qui io non ho grande competenza per farmi un'idea mia, ve lo dico così in tutta sincerità, in realtà secondo alcuni appunto lui inverte quello che pensava fosse Hegel, perché letto con queste lenti, ma in realtà il metodo di Hegel non è per niente idealista. Comunque, a parte questo, lui lo utilizza a fondo per gli scopi suoi, e quindi quando esamineremo lo sviluppo delle varie categorie del capitale vedremo che queste si svilupperanno proprio in relazione alle contraddizioni che posseggono. Per esempio, lo disse Giovanni la volta scorsa, e lo rivedremo insieme, il discorso della merce, il valore di scambio e il valore d'uso, e queste due caratteristiche sono due caratteristiche opposte, e questa contraddizione per lui si risolverà in una contraddizione esterna fra merce e denaro, e così via. C'è tutto uno sviluppo delle varie categorie che utilizzano molto la dialettica di Hegel. Vediamo un po' se c'è dopo. Ecco, un'altra cosa che lo contraddistingue è quello che lui fa una distinzione fra le leggi economiche naturali, universali, valide per ogni epoca storica, da quelle specifiche storicamente determinate del modo di produzione capitalistica. Si era visto gli economisti classici, per esempio, per loro il capitale era solo un insieme di merci, anzi di beni, perché la merce è già una categoria storicamente determinata, quindi non distinguevano questa caratteristica naturale che in effetti ha il capitale dalla caratteristica socialmente determinata di essere in possesso di determinate persone che non lavorano ma sfruttano il lavoro di altri, eccetera eccetera. Quindi il capitale diventa un rapporto sociale, perché il proletariato che non ha a disposizione mezzi di produzione lavora per il capitalista e ce l'ha. E quindi sì, qui quello che avevo già un po' accennato, in ogni epoca storia l'uomo col suo lavoro ha regolato il rapporto organico fra sé e la natura, la sua riproduzione, utilizzando mezzi di produzione. Solo nel capitalismo questi mezzi di produzione hanno la forma di capitale. E così, per esempio, lo sfruttamento è esistito in diverse forme: proprietà assoluta dello schiavo, corvée nelle società feudali, eccetera. Nel sistema capitalista avviene attraverso le leggi del mercato, dove formalmente sono tutti uguali, cioè nessuno è legato al proprietario terriero o al proprietario degli schiavi.
autonomamente è costretto a lavorare in maniera libera, tra virgolette, per il capitalista. Ecco, quindi diciamo, non è che il capitalismo è sempre stato e sempre sarà, oppure si confondono i rapporti sociali dei modi presenti nel modo di produzione capitalistico con determinazioni che invece sono comuni a tutte le epoche storiche. Ecco, questo è un elemento fondamentale del pensiero di Marx, che lo contraddistingue nettamente dagli economisti classici, per esempio. Per quanto riguarda gli economisti volgari, essi si fermavano all'osservazione dei fenomeni economici di superficie. Lui invece voleva indagare l'essenza delle cose, le leggi che si manifestano attraverso questi fenomeni. Riporto questo esempio, no? Se noi osserviamo il sole che tutti i giorni sorge a est e tramonta a ovest, e quindi si ha la percezione che il sole gira intorno alla terra. E infatti per secoli o millenni gli uomini hanno pensato che il sole girasse intorno alla terra. La scienza si dice invece che quello che appare, cioè il sole che sorge da una parte e da un'altra, non è altro che si spiega con il moto di rotazione della terra. Analogamente, il valore di una merce noi lo constatiamo attraverso il prezzo. Noi osserviamo il prezzo, e spesso un denaro. L'economista volgare si limita a discutere del prezzo, però perché c'è questo prezzo, quali sono le leggi che lo determinano, è una cosa che deve essere scoperto dalla scienza. E infatti Marx dice nel Capitale: ogni scienza sarebbe superflua se la forma fenomenica e l'essenza delle cose coincidessero immediatamente. È chiaro, se bastasse osservare le cose non ci sarebbe bisogno della scienza. Qui però niente, qui è già parte della prossima lezione, quindi io avrei anche finito questa lezione introduttiva. Quindi c'è anche ampio margine per discutere, se volete, o anche per chiedere chiarimenti, se qualcosa, specialmente per il fatto che mi sia sentito a scatti, se volete. Ok, grazie Ascanio di questa introduzione. Qualcuno vuole fare domande, vuole fare qualche intervento? Abbiamo tutto il tempo, direi. Sì, io allora, se nessuno intanto interviene, volevo solo dire una cosa, aggiungere una questione di carattere, diciamo così, sapete, la mia formazione, di carattere più filosofico, nel senso che proprio la questione della dialettica, giustamente Ascanio metteva in evidenza diciamo che Hegel in realtà non è un filosofo, come dire, idealista, nel senso che non si rapporta con la realtà. La critica che Marx fa a Hegel non è sul metodo, tant'è vero che il metodo lo recupera, lo assume come metodo logico per la comprensione appunto profonda della realtà. Quello che contesta Hegel è quello che appunto definiva il misticismo logico, il rovesciamento, il mettere la questione, l'origine appunto nell'idea, nello spirito, piuttosto che nella dimensione materiale, storica, intesa come appunto processo storico. La storia sarebbe appunto il prodotto del dispiegamento dello spirito. Ma Hegel è sicuramente stato il primo che ha messo in evidenza proprio
il tema del lavoro sul piano filosofico, no? Nella, e anche del, diciamo, dello sviluppo di una realtà che non è frammentata, ma che va compresa appunto in un processo dialettico, appunto come intera totalità. Ecco, Marx riprende questa concezione sia sul piano storico che anche sul piano dell'analisi del processo del capitale. Questa è, secondo me, una cosa importante da mettere in evidenza. Cioè, il capitale appunto non è, l'economia politica non deve, si limita a vedere le varie categorie, i vari momenti separati l'uno dall'altro, mentre se osserviamo il processo appunto complessivo, il movimento appunto anche appunto dialettico in cui ogni momento si rovescia nel suo opposto, riusciamo a comprendere per intero appunto tutto il processo. Questo è l'aspetto fondamentale, secondo me, del metodo di Marx, che gli consente intanto di uscire appunto dagli economisti come dai materialisti volgari, che vedono solo l'aspetto, diciamo, fenomenologico, possiamo dire, no? Fenomenico, anzi, addirittura degli eventi, e anche far emergere questo limite dell'economia politica, degli economisti politici, che non hanno visto lo sviluppo storico e non hanno visto che le categorie dell'economia politica sono categorie di carattere originate appunto dalla storia, no? Risultati di un processo storico e non il frutto di una realtà naturale. Questi, secondo me, sono i due aspetti più interessanti, più importanti, appunto, intanto, di questo approccio che Marx ci propone. Ho visto che qualcuno chiedeva di Sismondi. Giovanni, del tuo contributo. Sì, Charles Sismondi, che Marx ha studiato, conosceva bene, sì. Col quale si doveva anche confrontare, diciamo, mentre altri economisti da lui venivano criticati. Ecco, Sismondi è una fonte, diciamo, di ispirazione anche per Carlo Marx. Sì, io non l'ho citato, ma hai ragione. Io, fra l'altro, trattando Riccardo per andare alla slide dove c'era il grafico della renta fondiaria, mi sono dimenticato di una cosa che volevo tornare indietro e poi me ne sono dimenticato. È nella slide che vi propongo ora, no? Riccardo aderisce alla legge degli sbocchi di 6, così è chiamata perché 6 è stato considerato il primo che ha illustrato questa legge. In realtà il primo è stato James Mill, però ormai nella letteratura si parla di legge di 6. Secondo questa legge, la domanda e l'offerta coincidono sempre, e ogni acquisto è anche una vendita, per cui non ci sono, le crisi generali sono impossibili. Riccardo accetta questa legge e in un passo sempre dei suoi principi di economia politica, il passo che ho riportato in questa slide, che traduco per chi non ha dimestichezza con l'inglese, dice: nessun uomo produce se non in vista di consumare o vendere, e non vende se non in funzione di acquistare che altra merce immediatamente utile per lui o che può contribuire alla produzione futura. Quindi vende perché con questi soldi o consuma o compra mezzi di produzione, sostanzialmente, e forza lavoro. Quindi producendo necessariamente diventa sia il consumatore delle sue proprie merci, quelle che consuma direttamente, sia l'acquirente e consumatore delle merci di qualche altra persona. E quindi non è probabile che egli continuamente produca una merce
per la quale non ci sia domanda. Questo è il tratto, diciamo, il passo in cui lui aderisce a questa legge. Allora, Marx, diciamo, spesso discute delle contrapposizioni fra Ricardo e Sismondi, perché Sismondi invece aveva una visione opposta. Solo che Sismondi, diciamo, vedendo che diciamo, il reddito dei lavoratori è sufficiente a acquistare tutta la produzione, riteneva impossibile che il capitalismo potesse riprodursi regolarmente, in sostanza, cioè era un sottoconsumista, come lo era anche quel reazionario di, come si chiama, ora mi sfugge il nome, quello che è famoso per le leggi demografiche. Come era anche Malthus, lui, diciamo, Marx si pone cioè in questa dialettica fra questi due poli, fa la sintesi sostanzialmente e dice che intanto la crisi è possibile, e vedremo com'è che monta la legge di 6 quando parleremo della metamorfosi della merce, eccetera. Non solo, ma Keynes confuterà questa legge con argomenti identici a quelli di Marx, anche se non lo scriverà mai che sono gli argomenti di Marx, ma usa esattamente gli stessi argomenti. Poi, se non ci credete, vi leggo il passo di Keynes che critica la legge di 6. Quindi, diciamo, le crisi sono possibili. È vero che il lavoratore non può consumare tutto il prodotto, e non lo possono consumare i capitalisti, perché verrebbero meno alla loro natura, che è quella di accumulare ricchezza tratta e basta. Però, diciamo, lo sbocco del prodotto può esserci a determinate condizioni. È uno sbocco illusorio e che a lungo andare non regge, però, diciamo, non accetta che sia necessario. Per esempio, Marcus diceva: visto questa cosa qui, bisogna che sostenere la classe, le classi parassitarie, la nobiltà e così via, perché così diciamo, con i loro consumi creano il mercato di sbocco per la produzione capitalistica, no? Marx questo non è mai convinto che sia necessario il consumo improduttivo, ma il prodotto si può trovare uno sbocco col consumo produttivo, quindi vendendo mezzi di produzione, mezzi aggiunti e mezzi di sussistenza aggiuntivi per assumere nuovi operai e espandere il livello della produzione. Ovviamente questa cosa non può avvenire illimitatamente per una serie di motivi che vedremo, però diciamo, non è così ineluttabile. Quindi lui si pone un pochino critico rispetto ai cambi, ma comunque una notevole considerazione anche di Sismondi, è vero. Nessun altro? A me interessava anche riprendere il discorso della traduzione, della nuova traduzione che
evidenzia come Marx utilizzi un termine che vada oltre la semplice, cioè la semplice, il suo lavoro operaio, no? Il lavoratore più in generale, diciamo. E su questo, non lo so, sono un po' indeciso se effettivamente può essere una interpretazione corretta quella di dire che Marx in qualche modo voleva far rientrare appunto tutto il lavoro in generale, anche quello intellettuale, considerando che almeno nella sua epoca la questione che lui metteva in evidenza era proprio la necessità di superare la divisione, no, tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, quindi in qualche modo riassorbire il lavoro manuale, scusa, il lavoro intellettuale nell'ambito di un lavoro più, diciamo, completo, appunto, in cui il lavoro manuale è in qualche modo non più alienato, ma diciamo, in cui il lavoratore si riappropria anche appunto della parte, diciamo, di progetto del lavoro. Quindi non sono così convinto se questa traduzione intesa in questi termini fosse nell'intenzione di Marx o se sia per noi oggi un elemento di come dire, riflessione rispetto a quelli che sono i cambiamenti, no, delle figure anche lavorative, di lavoratori, gli approcci, appunto, ragioniamo sul fatto che appunto oggi il lavoro intellettuale, una parte almeno del lavoro intellettuale, è diventato un lavoro alienato, un lavoro in qualche modo appunto sussunto sotto il capitale. Non so se mi sono spiegato nel dubbio. Ti sei spiegato benissimo. Ora non sarei in grado di trovarlo, però per la prossima volta ti porto un passo del Capitale, quando lui parla di lavoro produttivo e improduttivo. Lui non distingue se il lavoro è manuale o intellettuale, come la produzione non è necessariamente solo produzione materiale. Tant'è vero che lui a un certo punto dice, confronta, mi sembra, l'insegnante col produttore di salsicce, e dice, se l'insegnante lavora alle dipendenze di un capitalista, il suo è un lavoro produttivo di plusvalore. Quindi perché escluderlo? Cioè, nella scuola privata dove si insegna per il profitto, si produce plusvalore. Certo. Poliziotto. No, dicevo, è un poliziotto. È un poliziotto, lui è lavoro improduttivo perché lui lavora, è funzionale sempre agli interessi del capitale, perché lui considerava lo Stato come comitato d'affari della borghesia, quindi il poliziotto serve a tutelare gli interessi del capitalista, ma è come il servo del capitalista, diciamo, è lavoro improduttivo perché non è che il lavoro del poliziotto viene venduto e ci si estrae un plusvalore, quello è senz'altro un lavoro produttivo. Non sono giudizi morali, cioè Marx distingue fra lavoro produttivo, no, perché un lavoro è un lavoro del cavolo e non serve a niente. L'insegnante lavora per la scuola pubblica, è un lavoro utilissimo, però non è produttivo di plusvalore. Questa è la differenziazione tra lavoro produttivo e improduttivo per Marx, è se è produttivo di plusvalore oppure no.
Scusate, dico qualcosa io. Scusa Scania, mi sembra che in questa, in quest'ultimo, in quest'ultima parte del dibattito ci sia un po' di confusione fra plusvalore e profitto. Cioè, voglio dire, ci sono tantissime categorie che producono profitti per qualcuno, ma questo non vuol dire che creano plusvalore, perché il plusvalore è creazione di ricchezza ex novo, non è un aumento di profitto e basta. Ti faccio un esempio. Il portapizza che porta le pizze a casa, no? Chiaramente fa guadagnare un profitto al suo padrone della pizza, insomma. Però questo non vuol dire che produce una ricchezza lui stesso, cioè la pizza è già bella e prodotta. Insomma, cioè, dobbiamo evitare di fare questa confusione, secondo me, tra profitto e plusvalore, altrimenti non ci saltiamo fuori. Una seconda cosa che ho notato, no? È che si cerca sempre di inserire tantissime altre categorie nel concetto di lavoro produttivo. Io l'ho detto anche l'altra volta, essere lavoro produttivo non è una, diciamo, un vanto, no? Di cui uno si può fregiare per dire che insomma il lavoro produttivo, siamo tutti produttivi. Essere lavoro produttivo è una sfiga, una grande sfiga, cioè significa che qualcuno sta lavorando per altri. E questo è, diciamo, una delle situazioni che portano le persone a essere sfruttate, insomma. E il terzo punto è questo. Il lavoro produttivo di Marx è completamente spogliato di tutte le sue conoscenze, soprattutto nelle tre fasi, no? Lui parte nella cooperazione, che praticamente cioè, i capitalisti mettendo insieme diversi lavoratori ottiene un profitto maggiore. Poi viene spogliato nella manifattura, in cui lui perde praticamente, cioè attraverso la manifattura, la divisione del lavoro, lui viene spogliato ancora di più delle sue conoscenze. Infine nella grande industria lui diventa solo un appendice delle macchine, e quindi proprio non ha più nulla da dare al sistema produttivo, lui diventa soltanto un appendice. Se noi facciamo un paragone con l'insegnante, beh, l'insegnante ha un bagaglio, cioè vende il suo bagaglio di conoscenze, vende tutto quello che ha. L'operaio vende, ha solo le braccia, è completamente diverso come condizione. Ecco, volevo dire questo. Ti ringrazio di questa osservazione. Dunque, però hai fatto tre osservazioni, ma mi sono perso la seconda. Se me la puoi ripetere, così rispondo a tutte. La seconda osservazione era che, cioè, essere lavoro produttivo, lavoratore produttivo, è una sfiga, dicevo, non è una cosa per cui tutti dobbiamo tendere, dobbiamo essere perché diventiamo più importanti. È chiaro che nei confronti della società, no, nei confronti del possibile cambiamento, è il lavoratore produttivo quello che è l'antagonista principale. Questo non vuol dire che dobbiamo finirci tutti, perché è una sfiga, insomma, non dobbiamo per forza, secondo me, fare in modo di allargare il più possibile la categoria dei lavoratori produttivi, perché non mi sembra che abbia molto senso, insomma, questa cosa. Va bene, ho capito. Penso di non confondere profitto e plusvalore. Il profitto non è altro che una quota di plusvalore che viene incamerato dal capitalista, ma questo plusvalore si ripartisce fra vari soggetti e in parte va anche nei settori improduttivi. Il poliziotto, per esempio, pagato con una parte di plusvalore che attraverso la tassazione e altre forme il capitalista cede allo Stato. Se è un poliziotto privato lo paga direttamente, ma insomma sono sempre spese che non producono niente. Su questo sono d'accordo, però Marx, quando parla di settori produttivi, fa una distinzione
fra i posti di circolazione vitale puri, che lui chiama spese, diciamo, di circolazione a fondo perduto, cioè che sottraggono una parte di plusvalore se sono un costo e basta. Da alcune spese funzionali sempre alla circolazione, ma che in qualche modo hanno una funzione produttiva. E fa un esempio, dice, supponiamo che per produrre una merce, no, le materie prime devono essere mobilitate dal magazzino alla macchina in cui vengono lavorate, e poi da quella macchina a un'altra macchina. Così, queste spese di trasporto della merce da un comparto all'altro sono spese, diciamo, non si possono considerare produttive. Il lavoro delle persone che trasportano queste merci è un lavoro produttivo, perché non ci potrebbe essere produzione se non ci fosse questa movimentazione delle merci. E allora perché le merci che vanno da un'industria che fa il semilavorato fino a un certo punto a un'altra che fa la fase successiva e così via, non devono essere altrettanto spese produttive? E perché no il trasporto dalla fabbrica dove la merce non può essere consumata al luogo dove può essere consumata non deve essere una spesa produttiva? Quindi diciamo, secondo lui, le spese di trasporto, e quindi io ci metterei anche il rider a questo punto, sono spese produttive. Per quanto riguarda il discorso cooperazione, manifattura, grande industria, sì, è vero, lui fa un'analisi di cui poi ne parleremo quando ci arriveremo, perché sarà l'oggetto della prossima lezione. Però, diciamo, lui fa questa distinzione, che è una distinzione puramente illustrativa, e diciamo, della sua teoria, della teoria, questa è illustrazione della teoria. Cioè, lui spiega che il lavoratore è subordinato al capitale, che il prodotto gli è estraneo, che il capitale lo usa dispoticamente, che è un lavoratore parziale perché, diciamo, vede solo una parte della produzione. E questa è la caratteristica, diciamo, del lavoratore che lui esemplifica nei tre modelli che si sono succeduti nel tempo, convivono anche, ma insomma, diciamo, chiaro che la cooperazione semplice è più antica, poi è venuta la manifattura e poi la grande industria. Lo fa a scopo esemplificativo, ma il concetto di fondo è che il lavoratore in tutte queste forme è subordinato al capitale, il prodotto è estraneo, non è, diciamo, non gli appartiene, subisce il dispotismo del capitale, eccetera. Questo qui, a prescindere dalla figura, diciamo, storica che lui ha potuto esaminare, perché magari non poteva vedere e conoscere ovviamente l'attuale produttore di software, che più o meno vive gli stessi tipi di alienazione, secondo me, e così via. Ora, l'insegnante, nella misura in cui lavora per il capitale, le sue dipendenze, deve stare alle sue disposizioni, insegnare quello che gli viene detto. Il capitale, diciamo, utilizza questo lavoratore per produrre plusvalore, perché diciamo, si tratta di una produzione immateriale, ma perché il software non è lo stesso una produzione materiale, però, diciamo, è un prodotto che ha un valore, perché contiene un lavoro che è un plus lavoro, perché diciamo,
viene retribuito solo parzialmente e così via. Cioè, lui non fa differenza fra produttore di salsicce e produttore e l'insegnante. Quando, cioè, questo è Marx, non è che lo dico io. Troverò anche questo pezzo, mi ci metterò e la prossima volta lo farò vedere. Cioè, per la distinzione fra lavoro intellettuale e manuale per lui non c'è, anche se chiaramente il lavoro intellettuale c'è in più, ha servito diciamo, e si proletarizza sempre di più, però lui la distinzione per lui non è fra produrre una cosa materiale o produrre una cosa intellettuale. A volte fa il confronto fra la Bibbia e un oggetto materiale, no? Nello scambio, una Bibbia contro... Ora, a parte la Bibbia c'ha un supporto materiale stampata e così via, no? Questo esempio che è abbastanza importante. Però, insomma, lui prescinde completamente, secondo me, dal fatto... anche se a quei tempi chiaramente l'intellettuale era molto riservata a classi privilegiate e spesso non erano le dipendenze del capitale quanto lo sono ora, però oggi secondo me ci vanno inclusi a pieno titolo questi lavoratori, non si può, diciamo, limitare la classe antagonista al lavoratore che Marx aveva descritto in questi capitoli illustrativi della sua teoria. Faccio un'altra domanda sulla questione del rapporto plus valore profitto. Ma io, diciamo, non ho le piene categorie dell'economia politica, ma io ho sempre messo in relazione il plusvalore e il profitto, forse sbagliando, nel senso che il plusvalore è una produzione appunto di valore, no? Cioè un aumento del valore attraverso il lavoro vivo, sostanzialmente. Un plusvalore determinato da un pluslavoro, che è un pluslavoro appunto dell'operaio, che non viene retribuito, e di questa parte di plusvalore una parte va nella, diciamo, in qualche modo nella ricomposizione, viene reinvestito anche sul piano della produzione, tant'è vero che credo di capire che in una società socialista non è che non si estrae plusvalore. Il plusvalore è fondamentale per ovviamente migliorare le condizioni, no, della produzione, le condizioni anche dei servizi, del tenore di vita, ma la differenza è che viene redistribuita questa ricchezza. Non solo verso i salari, ma anche verso quelli che sono investimenti appunto di carattere collettivo, anche in servizi. Il profitto è una componente del plusvalore che viene a sua volta estratto e che è proprio completamente diciamo attribuito, che si autoattribuisce il capitalista e che in qualche modo ha a che fare non solo con il rapporto con i salari, ma anche con il capitale investito, cioè il macchinario, no? Quindi è vero che c'è il saggio di profitto che è determinato da una equazione appunto in cui al denominatore c'è il capitale, la composizione organica del capitale, quindi capitale variabile, capitale costante.
Ecco, io l'ho sempre un po' intesa in questa maniera, forse un po' rigidamente, però ecco, il profitto, secondo me, non è determinato, quello che noi chiamiamo profitto, cioè, appunto, no, qualcuno faceva l'esempio del, penso, di Just Eat, che si prende il profitto del rider, del lavoro del rider. Ecco, io non so se questo qui si possa chiamare profitto in senso stretto. Sicuramente un guadagno ricavato da uno sfruttamento, nel senso che viene pagato poco il comunque quello che consegna la pizza, ma non so se definirlo profitto, così come non penso si possa definire profitto, per esempio, quella che è una rendita del capitale, cioè investimenti di carattere finanziario che sono speculativi e sono bolle che producono appunto anche bolle che poi esplodono. Quindi ecco, volevo ragionare un attimo su questo aspetto, perché altrimenti forse si confonde un po' quello che è la dinamica di quello che più banalmente si può chiamare un guadagno e quello che tecnicamente è il profitto, che è proprio la componente specifica derivante dalla proprietà privata dei mezzi di produzione, non semplicemente della così di qualsiasi bene di consumo. Non so se ho detto delle scempiaggini a Scania. No, non ho detto delle scempiaggini, però questo argomento secondo me è un po' prematuro. Comunque volentieri cerco di rispondere, cioè di queste cose Marx tratta nel terzo libro del Capitale addirittura, quindi nella parte più caotica del suo lavoro. E cosa fa? Prima lui cerca di trasformare il plusvalore in profitto, che è una trasformazione di facciata, perché mentre il plusvalore si rapportava al lavoro necessario, con il saggio del plusvalore, il profitto si rapporta a tutto il capitale, costante e variabile, e quindi diventa saggio del profitto. Poi comincia a vedere però che molti capitali questo profitto si distribuisce fra i vari capitali in maniera diciamo proporzionale appunto al capitale complessivo e non al più effettivamente estorto in ogni ramo della produzione attraverso la trasformazione dei valori in prezzi. Poi ci fa vedere che non tutto il plusvalore va al profitto dell'industriale, ma l'industriale cede una parte del plusvalore a vari comparti, comparto commerciale, quindi il guadagno del commerciale non è altro che plusvalore prodotto nel settore industriale e che, di cui si appropria il commerciante perché fa un servizio al capitalista. La rendita, gli interessi per il capitale prestato al capitalista, cioè la fonte di tutti questi guadagni è il plusvalore, che si ripartisce in vario modo. E una parte va anche a settori improduttivi, allo Stato, per esempio, per pagare sia o quando va bene servizi sociali, diciamo, utili alla collettività. La differenza è questa qui, cioè il valore è la fonte di tutta una serie di redditi e di spese, perché ci sono anche le spese, ci sono le stesse spese di circolazione, ma se non considera spese produttive, e su questo ci sarebbe da discutere, io qualche dubbio, però per lui è così, le devo dire obiettivamente come è. Ecco, questa è la differenza, cioè tutto nasce dal plusvalore, poi questo plusvalore prende strade diverse in base a determinate leggi economiche, a determinati rapporti che ci sono tra le classi, e quindi il profitto è quello che rimane, però diciamo,
è chiaro che il guadagno del commerciante no, non arriva da un plusvalore che è stato creato nel settore commerciale, ma è una, non è altro che una, come si dice, una quota del plusvalore creato nell'industria di cui si appropria il commerciante. Oggi c'è una sorta, diciamo, di ripartizione. Sì, c'è una sorta di ripartizione. E oggi, diciamo, tutti i trattati di economia aziendale chiamano profitto tutto, quello delle banche, quello del commerciante e così via. Per quanto riguarda invece i guadagni derivanti dalla speculazione finanziaria, Marx dice che quelli sono buoni sul plusvalore futuro, nel senso che c'è un'aspettativa, per dire, che in futuro una impresa abbia dei guadagni, per cui le quotazioni delle azionarie di quell'impresa salgono, e quindi praticamente è come se si prelevasse diciamo, con questo guadagno nella differenza di prezzo acquisto e vendita, no? Si prendesse una parte del plusvalore futuro, che poi se non viene realizzato scoppia la bolla finanziaria, ovviamente. Anche questo però secondo me bisognerebbe aspettare la trattazione del terzo libro per vederlo un po' più nel dettaglio. Va bene, chiaramente venivano fuori i temi che quindi quelli l'appetito viene mangiando, abbiamo anticipato un po' forse alcune tematiche, però insomma anche le risposte che hai dato secondo me hanno chiarito alcune cose, almeno a me mi hanno dato alcuni elementi. L'antipasto fanno sempre bene, è così nell'appetito. Certo, infatti. Ci sono altri interventi, domande, ulteriori approfondimenti, ma forse è il caso di aspettare appunto magari anche la prossima lezione per vedere un attimo, entrare più nel merito. Se non c'è nessuno, io ringrazio tutti per la parola e ci si dà appuntamento la prossima volta. Va bene, se siete tutti d'accordo possiamo chiudere e ci vediamo la prossima settimana per iniziare con Corascanio l'analisi del libro primo del Capitale. E quindi ci possiamo salutare, siete d'accordo, e chiudo la registrazione. Arrivederci. Ciao a tutti. Arrivederci, buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Ciao.